Quest'oggi parliamo di come lavorare al cinema ed inizio a spiegarti la set etiquette. Intrattenere non potrebbe. Iscriviti sul canale, trovi tanti video su come comportarti al casting, su come realizzare il tuo self-tape e siccome sarebbe necessario anche parlare decentemente, trovi tantissimi video anche sull'addizione italiana. Iniziamo per prima cosa a trovare una traduzione. Set etiquette è un po' etichetta di set. L'etichetta cos'è? L'etichetta è il complesso delle regole relative al comportamento nell'alta società. Mettendoci davanti la parola set, diciamo che la set etiquette è l'insieme di comportamenti da adottare sul set per non rischiare di passare per improvvisati o, peggio, di combinare qualche guaio. Si dice che Spencer Tracy era solito rispondere in questo modo quando qualcuno gli chiedeva consiglio. Know your lines and don't bump into the furniture. Conoscere le battute e non finire contro i mobili. Non un granché come consiglio, ma pur sempre un inizio. Posso dirti qualcosa in più, iniziando da oggi e cominciando a parlare della puntualità. Le cavallette non è stata colpa mia, lo giuro su Dio! Se nell'ordine del giorno la tua convocazione è prevista per le 8, non puoi arrivare alle 9:30 con in mano tazzina di caffè e cornetto. Ogni minuto di set costa parecchio denaro. Anche se la troupe è piccola, comunque ci sono 5-6 persone, almeno. Tutte queste persone attenderanno il tuo arrivo e non ti guadagnerai certamente la loro simpatia. Ci sono attori che pensano che arrivare in ritardo a teatro sia un po' da fichi, un po' da prime donne. Personalmente non amo nemmeno questo comportamento, ma stai certo che se sul set arrivi in ritardo ottieni solamente un risultato, quello di fare incazzare tutti. Ascolta, mi dispiace, io non ho capito il tuo nome, ho capito il tuo, Vincent. Giusto, ma non ho capito il tuo. Il primo giorno di set, appena arrivi, presentati a tutti. Fonico, assistente, aiuto, operatore di ripresa e se non l'hai ancora conosciuto, ovviamente, al regista. Fai uno sforzo e cerca di imparare bene a memoria i nomi di tutti. Soprattutto se stai sul set qualche giorno, è brutto rivolgersi all'operatore di ripresa in questo modo. Non ricordo il nome. Ovviamente se ci sono altri attori sul set con te, anche il loro nome lo dovrai conoscere. Evita di parlare senza soluzione di continuità con tutti quelli che ti capitano a tiro del lavoro, dei casting, della gente, ma soprattutto di quanto guadagni al giorno. Mi pare, ma posso sbagliare, di avere notato questo atteggiamento soprattutto nelle comparse, di parlare più del dovuto e soprattutto di denaro. Quello che guadagni sono affaracci tuoi. Inutile far capitare il discorso per caso sul denaro con qualsiasi membro della troupe per sbattergli in faccia che tu guadagni molto di più. E poi potresti fare la brutta scoperta di incappare qualcuno con il ruolo simile al tuo che prende, ad esempio, il 30% in più di te. Io l'ho fatto non perché mi sia messo a parlare di denaro, ma perché per caso mi è capitato tra le mani il contratto del collega e ho dato una sbirciatina. Nel prossimo video ti parlerò del fatto che essere attore sul set è un lavoro molto, molto solitario. Nel frattempo iscriviti al canale e se hai qualche domanda falla nei commenti. Know your lines and don't bump into the furniture. Know your lines and don't bump into the furniture. Si dice che Spencer Tracy era solito rispondere così a chi? Si dice che Spencer Tracy era solito rispondere così a chi gli chiedeva. Ma porca troia.